Il libro quarto si apre sull'Olimpo, dove gli dei sono riuniti intorno a Zeus e stanno osservando quello che accade a Troia. Qui, dopo il duello tra Paride e Menelao, Zeus decide di fare una frecciatina a Era e Atena. E praticamente dice: e brave voi due, siete le protettrici di Menelao, eppure durante il duello per lui non avete mosso un muscolo. Invece Afrodite si è gettata a capofitto per salvare Paride dalla morte. Comunque la vittoria è palesemente di Menelao, ma noi che siamo gli dei possiamo confermare o ribaltare la situazione. E propone: potremmo suscitare la battaglia e far ripartire la guerra, oppure potremmo far rispettare i patti, così Elena se ne torna da Menelao e i greci lasciano Troia. A queste parole però Era sbotta e dice: cioè, tu vuoi far finire la guerra così, de botto, dopo tutta la fatica che abbiamo fatto io e Atena per fomentare i greci e portarli contro Troia? Noi non ci stiamo. E Zeus: va bene, siete arrabbiate, ma volere la distruzione di Troia mi sembra un po' troppo. Cioè dai, alla fine i troiani sono sempre stati bravi, hanno sempre fatto i sacrifici agli dei e ci onorano bene. Però, oh, se proprio volete, Troia ve la lascio anche distruggere. Però poi non venite a piangere quando sarò io a distruggere una città che sta a cuore a voi. E Era risponde: senti ciccio, ci sono tre città che mi stanno a cuore: Argo, Sparta e Micene. Distruggile pure, non me ne frega niente, ma Troia va distrutta. E poi si rivolge ad Atena e le dice: vai sul campo di battaglia e trova una strategia per fare in modo che siano i troiani a violare i patti stabiliti con il duello. Detto, fatto. Atena lascia l'Olimpo e si teletrasporta sul campo di battaglia. Qui prende l'aspetto di Laodoco, figlio di Antenore e parente di Priamo, e si infila tra le schiere dei troiani alla ricerca di Pandaro, il valente arciere che aveva ricevuto da Apollo in dono un arco fatto con le corna di uno stambecco. Appena lo trova gli dice: Pandaro carissimo, tu che hai quel bellissimo arco e lo sai usare anche molto bene, perché non scagli una freccia contro Menelao proprio adesso che nessuno se lo aspetta? Beh, sì, violeresti i patti, ma almeno sai quanto diventeresti ganzo a essere quello che ha ammazzato Menelao? Sicuramente avresti le lodi di Paride se uccidi il suo rivale. E Pandaro, che doveva essere quello sveglio della famiglia, si lascia convincere. Del resto, cosa può andare storto? E così prende una freccia, la incocca, prende bene la mira e scaglia. È forse questa la fine di Menelao? Ovvio che no. Infatti Atena devia la freccia e fa in modo che Menelao venga colpito solo di striscio sulla cintura, abbastanza da farlo sanguinare, ma non abbastanza da ucciderlo. Agamennone però, che si era anche fatto garante dei patti, si caga addosso, perché pensa che il fratello stia morendo e quindi ordina al suo araldo Taltibio di cercare tra gli uomini dell'esercito Macaone, figlio del dio della medicina Asclepio, perché medichi la ferita. Taltibio va e torna con Macaone, che estrae la freccia, pulisce la ferita e applica alcune magiche medicine che gli aveva donato suo padre Asclepio. E mentre Macaone applica i medicamenti a Menelao, Agamennone se ne va per l'esercito a incitare gli uomini per la battaglia imminente. Prima passa vicino al contingente dei cretesi comandati da Idomeneo. A lui Agamennone chiede: pronti alla battaglia? E Idomeneo risponde: prontissimi a spaccare tutto. Poi passa dove sono schierati due aiace, che sono già su di giri e pronti a menare la mani, e quindi Agamennone fa: a voi non serve dire niente, se tutti fossero pronti come voi, Troia cadrebbe domani. Quindi prosegue e si imbatte in Nestore, che sta dando consigli ai suoi uomini, ovvero: cercate di combattere insieme e non affrontate i troiani da soli. Che saggezza. E infatti Agamennone è molto colpito dalle parole di Nestore e dice: tu sì che sei saggio, peccato che sei vecchio e non sei più forte come un tempo, brutta bestia la vecchiaia. Poi va avanti e trova Menesteo, re di Atene, e Odisseo, che stavano nelle retrovie dove non era ancora arrivato l'ordine di battaglia. E quindi Agamennone li riprende e dice: ah, sciagurati,
voi che siete sempre tra i primi quando si tratta di bere vino e mangiare carne ai banchetti. Però adesso che bisogna combattere, fate gli ignori e non vi preparate? E Odisseo risponde anche abbastanza stizzito: ma che ma noi siamo sempre pronti alla battaglia, dimmi dove che mi porto in prima fila e faccio volare i troiani in aria. E Agamennone, a sentire questa risposta, si riempie il cuore di gioia. Così passa oltre e infine incontra Diomede, anche lui nelle retrovie, che non aveva sentito l'ordine di schierarsi, e così lo rimprovera e gli dice: sciagurato, perché non sei pronto per la battaglia? Tuo padre Tideo sì che era un eroe, non come te. Se io fossi tuo padre mi vergognerei. E qui parte un flashback in cui Agamennone racconta di quando Tideo, padre di Diomede, insieme a Polinice, figlio di Edipo, sì, quello del complesso, era giunto a Micene per raccogliere un esercito. La storia a cui si riferisce Agamennone era contenuto nel poema della Tebaide, perduto, e fa riferimento al mito dei sette contro Tebe. L'obiettivo della visita a Micene di Tideo e Polinice era proprio quello di raccogliere un esercito per aiutare Polinice a riprendere il trono di Tebe, occupato dal fratello Eteocle. E in tutto parteciparono alla spedizione sette eroi. Agamennone, nello specifico, racconta di quando Tideo, dopo essere stato a Micene, andò a fare un'ambasciata a Tebe e sconfisse in duello 50 soldati tra i migliori dei tebani, lasciandone in vita soltanto uno. Ad Agamennone però risponde Stenelo, figlio di Capaneo, che comandava gli argivi insieme a Diomede e il cui padre aveva affiancato Tideo e Polinice nella spedizione contro Tebe, e dice: Agamennone, non dire stronzate, noi siamo molto più forti dei nostri padri, perché siamo riusciti a conquistare Tebe laddove i nostri padri avevano fallito a causa della loro arroganza. E qui dobbiamo fare uno spieghino. Infatti Tideo fu ucciso sotto le mura di Tebe insieme agli altri eroi che parteciparono alla spedizione, di cui appunto faceva parte anche Capaneo, padre di Stenelo. In particolare Capaneo, che aveva scalato per primo le mura di Tebe e aveva affermato che avrebbe conquistato la città anche contro il volere degli dei, fu fulminato da Zeus, tanto per cambiare. Scossa? Va bene! Tideo invece fu ferito a morte dall'eroe tebano Melanippo poco prima di riuscire a decapitarlo. Anche la dea Atena, che era al suo fianco e che avrebbe potuto salvarlo, se ne andò disgustata quando lo vide morente che, in spregio a ogni legge, mangiava il cervello dal cranio di Melanippo. Dopotutto, alcune cose sono troppo anche per gli dei più cruenti. 10 anni dopo, però, i figli degli eroi morti sotto le mura di Tebe, tra cui appunto Diomede e Stenelo, fecero una nuova spedizione contro Tebe e riuscirono a conquistarla. Questa storia era raccontata nel poema degli Epigoni, cioè i successori. Anche questo è andato perduto, tanto per cambiare. Comunque, anche Diomede e Stenelo ordinano ai loro uomini di prepararsi e inizia la carica dell'esercito greco. Così parte lo scontro, in cui perdono la vita, tra l'altro, alcuni dei capi greci che abbiamo conosciuto nel catalogo delle navi e nel catalogo dei troiani del libro 2, che vi metto qui in scheda da qualche parte. In particolare, Elefenore, re degli Abanti d'Eubea, viene ucciso mentre cerca di depredare il cadavere di un nemico. Anche Diore, uno dei capi Elei, viene colpito con un sasso da Piroo, re dei Traci, che poi lo finisce piantandogli la lancia nel ventre, salvo poi essere ucciso da Toante, re degli Etoli, che gli conficca la lancia nel polmone. Sì, Omero era particolarmente preciso quando si trattava di dettagli truculenti. E in tutto questo, Atena si fa nel mezzo del campo di battaglia desiderosa di aiutare i greci. Ma il proseguo lo vediamo nel prossimo libro, perché questo finisce qui.